Un saluto da LS Software. In questo video ci proponiamo di studiare un edificio in muratura situato a Fivizzano. Abbiamo scelto questo edificio perché è caratterizzato dalla presenza di diverse tipologie di murature e diverse tipologie di solaio. Questo è dovuto al fatto che la costruzione originale risale al 1918 e a fine anni 60 ha subito degli interventi di ampliamento. In questo video andremo quindi ad analizzare l'effetto sul comportamento globale della struttura della diversa modellazione dei solai. In particolare, in alcuni casi verranno considerati totalmente rigidi e in altri casi verranno considerati, a seconda della tipologia, rigidi oppure deformabili. Nelle immagini è possibile vedere i solai presenti nella struttura, che, data l'assenza della soletta, possono essere considerati deformabili, eccetto nella zona di costruzione risalente a fine anni 60, dove sono presenti dei solai in latero cemento con una soletta, quindi possiamo considerarli rigidi. In ogni caso, studieremo anche la situazione per il quale consideriamo tutti i solai rigidi, anche se queste ipotesi si discosta notevolmente dalla realtà, però ci servirà come punto di partenza per lo studio del fabbricato e come termine di confronto per i risultati successivi. Inoltre, lo scopo di questo video è quello di valutare la variazione del comportamento globale della struttura in funzione delle ipotesi relative ai solai e non tanto quello di modellazione, per cui verranno analizzati soltanto gli aspetti più particolari inerenti alla modellazione, come ad esempio come sono stati modellati gli archi presenti al piano terra e come è stata messa in conto la scala nel modello strutturale. La modellazione degli archi sarà comune a tutti i modelli, in particolare per l'apertura d'arco presente sulla facciata principale abbiamo scelto una modellazione ad asta. Questo perché, date le sue limitate dimensioni, non volevamo appesantire eccessivamente il modello. Per quanto riguarda invece gli archi presenti all'interno del fabbricato, abbiamo scelto una modellazione più raffinata, ovvero una modellazione a blocchi. Questo ci consente di ottenere una buona modellazione del comportamento ad arco dell'elemento strutturale senza appesantire eccessivamente il modello. Iniziamo con l'analizzare il caso in cui consideriamo tutti i solai infinitamente rigidi. Disattiviamo quindi la sezione nella finestra corrente e impostiamo tutti i livelli dalla scheda livello come infinitamente rigidi nelle due direzioni. Inoltre possiamo verificarlo selezionando solaio per solaio e andando a vedere che effettivamente nelle caratteristiche del solaio è stato impostato come infinitamente rigido. A questo punto possiamo passare alla creazione del modello strutturale. Prima di passare ad impostare i parametri di calcolo delle analisi, è necessario spendere qualche parola sulla natura delle murature presenti in questo edificio. Ritornando alla scheda modello, possiamo vedere come le murature risalenti al 1918 siano colorate in blu. Queste murature sono murature di pietrame, caratterizzate da una tessitura caotica ed irregolare, mentre le murature risalenti alla fine degli anni 60, utilizzate per l'ampliamento dell'edificio, sono murature in mattoni pieni, piuttosto regolari. Per quanto riguarda la muratura di pietrame, data la tessitura caotica, escludiamo che possa avvenire una rottura per taglio scorrimento, mentre si ritiene più plausibile che avvenga una rottura per taglio con fessurazione diagonale. Quindi sarà necessario andare ad escluderle dalle verifiche per taglio scorrimento. Andiamo quindi dal comando trova a selezionare tutti gli elementi caratterizzati da questo materiale. Facciamo applica, selezioniamo tutto e a questo punto, dalle proprietà degli elementi, notiamo che nella sezione delle verifiche è stata annullata la verifica per taglio scorrimento. Passiamo ora a definire i parametri di calcolo che verranno utilizzati nell'analisi. Dalla scheda parametri di calcolo andiamo a selezionare le analisi che vogliamo svolgere. In questo caso abbiamo scelto l'analisi statica lineare non sismica, l'analisi statica sismica lineare e l'analisi statica non lineare. Per quanto riguarda l'analisi modale, questa viene
sempre eseguita. Andiamo a verificare i parametri utilizzati, in particolare per l'analisi statica non lineare. Abbiamo scelto una distribuzione delle forze unimodali e una distribuzione delle forze uniforme, quindi proporzionale alle masse. Inoltre abbiamo scelto un incremento del taglio pari a 50 kN e che l'analisi venga fatta sia per la direzione X che per la direzione Y. Infine abbiamo scelto il punto di controllo coincidente con il baricentro del terzo piano. Per quanto riguarda i parametri avanzati dell'analisi statica non lineare, abbiamo scelto che lo spostamento allo stato limite di salvaguardia della vita venga definito a partire da una riduzione del taglio massimo del 20%, così come possiamo vedere dall'impostazione selezionata. A questo punto è doveroso fare una considerazione. Scegliere una riduzione pari al 20% del taglio massimo assoluto con un incremento di taglio di 50 kN potrebbe comportare un onere di calcolo molto elevato. Solitamente conviene fare una prima analisi pushover di valutazione del comportamento globale della struttura sul quale poi tarare delle analisi più raffinate. Questo significa sostanzialmente che è conveniente sì scegliere una riduzione del taglio massimo rispetto al massimo assoluto, ma inizialmente scegliere un incremento un pochino più grande in maniera tale da capire qual è l'incremento giusto per ottenere in tempi ragionevoli una curva pushover piuttosto affidabile. Adesso possiamo lanciare le analisi e andare a valutare i risultati. Partiamo con l'analizzare i risultati della modale. Questo ci interessa perché l'analisi modale ci fornisce delle indicazioni sul buon funzionamento del modello e ci aiuta a capire in maniera un pochino più approfondita il comportamento della struttura. In particolare, andando ad analizzare la deformata modale, possiamo vedere se effettivamente sono presenti degli errori grossolani. In questo caso, invece, possiamo vedere che gli impalcati si muovono in maniera rigida, quindi l'ipotesi di impalcato rigido comunque è soddisfatta e che non vi sono dei movimenti strani che possono far presagire un errore nella definizione dei vincoli. Valutiamo anche la distribuzione delle masse e vediamo che effettivamente la condizione di impalcato rigido è rispettata in quanto sono stati creati dei nodi master sul quale viene concentrata la massa per il calcolo. Andiamo quindi a valutare i risultati dell'analisi statica non sismica. Attiviamo la visualizzazione delle aste per superfici così da avere un controllo visivo sui risultati. Notiamo che praticamente tutte le fasce non soddisfano la verifica a presso pressione coplanare e anche qualche maschio presente al piano primo, probabilmente poco soggetto a sforzo normale. Per quanto riguarda le verifiche per taglio scorrimento, vediamo che sono attivi soltanto gli elementi che fanno parte della zona che è stata ampliata a fine anni 60, e per quanto riguarda il taglio per fessurazione, invece, ancora una volta, gli elementi che maggiormente soffrono questa verifica sono le fasce di piano, che quindi in questo caso rappresentano un po' di elementi più critici. Possiamo anche andare a vedere i valori dei coefficienti di sicurezza. Notiamo come le verifiche per presso flessione coplanare, taglio scorrimento e per fessurazione diagonale non siano soddisfatte, mentre quelle per presso flessione ortogonale con azioni da modello 3D risultano soddisfatte con un bassissimo margine di sicurezza. Abbiamo visto come gli elementi critici della struttura siano le fasce di piano. Questo è dovuto al fatto che, da normativa, la resistenza delle travi in muratura è legata alla presenza di sforzo normale all'interno della stessa. In questo caso, ovviamente, essendo piuttosto basso, le verifiche non risultano soddisfatte. A questo punto possiamo fare qualche considerazione, in quanto possiamo seguire diverse strade sullo studio delle fasce di piano. Il primo caso è quello di ipotizzare che il meccanismo di rottura più plausibile per elementi di questo tipo sia quello per taglio, escludendo quindi le verifiche a presso flessione coplanare. In alternativa, possiamo considerare
che la presenza di cordoli e di architravi adeguate garantiscano certa resistenza a trazione all'elemento fascia e possiamo assegnargliela tramite un'armatura fittizia che ne rappresenta il contributo di resistenza a trazione andando a selezionare la fascia e andando ad inserire armature in estradosso e in intradosso. In alternativa, qualora fossero presenti delle catene all'altezza dei solai e nelle zone perimetrali della pianta, possiamo considerare che il tiro della catena esplichi una forza di precompressione sulla fascia, aumentandone la resistenza a taglio e la resistenza a pressoflessione complanare. In casi invece più estremi, potremmo pensare di escludere le fasce di piano dalle verifiche e di considerarli, trascurandone quindi anche la rigidezza, e considerarli soltanto come elementi di accoppiamento tra le strutture verticali. A questo punto andiamo a vedere i risultati dell'analisi sismica con forze statiche equivalenti. Notiamo innanzitutto un aggravio della situazione generale, che possiamo anche verificare andando a studiare i coefficienti. Richiamando anche i coefficienti dell'analisi statica non sismica, noteremo in effetti questo aggravio. Ecco, potevamo aspettarci questo risultato data l'elevata sismicità della zona nel quale si trova l'edificio. Riteniamo sia molto più interessante andare a valutare i risultati dell'analisi statica non lineare. Andiamo quindi a vedere le curve di capacità. Ripuliamo un po' il grafico e notiamo come per la distribuzione B nella direzione X il taglio massimo sia circa pari a 1800 kN. E lo spostamento, la capacità di spostamento della struttura sia circa di 10,64 mm. Notiamo infatti che le verifiche non sono soddisfatte in quanto la domanda di spostamento è pari a 23,84 mm. Possiamo anche andare a vedere la tabella riassuntiva, dove vediamo per ogni distribuzione e per ogni direzione i risultati ottenuti dalla pushover. In particolare vediamo che la situazione più gravosa sia quella in direzione X con distribuzione B e in ogni caso le verifiche in termini di PGA non sono mai soddisfatte, lo vediamo dai coefficienti minori di 1. A questo punto passiamo all'analisi del modello dove supponiamo i solai deformabili, eccetto i solai di nuova costruzione tra piano terra e piano primo. Per far questo impostiamo i livelli come deformabili e lo possiamo vedere dalla scheda livello, dove a impalcato rigido è stato spuntato no per entrambe le direzioni. Se andiamo quindi a selezionare un solaio qualsiasi, notiamo che non è infinitamente rigido. Una volta fatto questo, andremo ad impostare invece come infinitamente rigido questi due solai, infinitamente rigido. Eccetto questa modifica, valgono tutte le considerazioni che sono state precedentemente fatte, sia sulla modellazione degli archi, sia sul comportamento delle murature di pietrame. Passiamo quindi alla creazione del modello strutturale e alla definizione dei parametri di calcolo. I parametri di calcolo utilizzati per queste analisi sono identici a quelli dell'analisi precedente. Infatti vediamo che le analisi svolte sono ancora la statica lineare non sismica, l'analisi sismica con forze statiche equivalente e l'analisi statica non lineare. Inoltre la modale viene sempre eseguita. Le impostazioni della pushover, inoltre, sono gli stessi del caso precedente. Partiamo ad analizzare i risultati della modale. Andiamo quindi sulla scheda risultati, selezioniamo modale e attiviamo la deformata. Inoltre è conveniente utilizzare una visualizzazione soltanto per assi. Riportandoci quindi sul piano, vediamo che effettivamente in questo caso non abbiamo più il mantenimento della forma del solaio, così come
volevamo. Inoltre possiamo visualizzare in questa configurazione la distribuzione delle masse. Vediamo che in questo caso, non essendo più presente un nodo master, le masse sono distribuite a seconda degli elementi. Inoltre possiamo verificare che le masse generate corrispondono alle masse generatrici. Questo è normale in quanto in questo caso non è presente per l'appunto il nodo master. Inoltre notiamo come il periodo fondamentale della struttura sia aumentato e questo è coerente col fatto che passando da impalcati rigidi a impalcati deformabili la struttura per l'appunto è più deformabile. Inoltre possiamo notare che mentre precedentemente erano sufficienti due soli modi di vibrare per raggiungere l'85% della massa partecipante in entrambe le direzioni, in questo caso ne sono necessari 7. Andiamo ad analizzare le deformate modali, quindi riportiamoci in una visualizzazione dall'alto, accendiamo la deformata modale e notiamo come i primi tre modi di vibrare visti anche precedentemente sono sempre principalmente di traslazione lungo X, di traslazione lungo Y e torcente. Passiamo quindi ai risultati dell'analisi statica non sismica. Dalla scheda dei risultati attiviamo quelli dell'analisi statica non sismica, attiviamo la visualizzazione per superfici che ci consente di avere un confronto visivo su dei risultati, attiviamo la leggenda e vediamo subito a occhio che più o meno la situazione è simile a quella del caso precedente. In ogni caso andiamo a vedere la tabella dei coefficienti. Come possiamo notare, otteniamo dei risultati molto simili al caso precedente. Inoltre, notiamo un aumento del coefficiente di sicurezza rispetto alla pressoflessione ortogonale. Questo è il caso di impalcati deformabili, mentre questo è il caso di impalcati rigidi. Questo dipende sostanzialmente dalla diversa distribuzione delle azioni tra gli elementi. Passiamo all'analisi sismica con forze statiche equivalenti e otteniamo ancora una volta dei risultati molto simili a quelli del caso precedente e peggiori rispetto al caso dell'analisi statica non sismica. Questo è dovuto ancora una volta al fatto che la zona nel quale si trova l'edificio è ad alta sismicità, quindi valgono tutte le considerazioni precedentemente fatte. Passiamo al caso invece dell'analisi statica non lineare che risulta più interessante. Andiamo ad analizzare quindi le curve di capacità. Ripuliamo ancora una volta il disegno. Valutiamo quindi come l'influenza dei solai deformabili abbia fatto variare il comportamento globale della struttura. Richiamiamo quindi la tabella riassuntiva dei risultati e richiamiamo anche quella del caso precedente. Mettendo a confronto i risultati dei due modelli, notiamo come passando da un modello più rigido a uno più deformabile, abbiamo una diminuzione del coefficiente di sicurezza, eccetto che nel caso E più X. Questo indica sostanzialmente uno spostamento ultimo inferiore nel caso di questo modello più deformabile rispetto al caso precedente. Questo sembra in contrasto con quello effettivamente che ci potevamo aspettare, però dobbiamo fare qualche considerazione. Nel passaggio da un modello ad impalcati rigidi ad uno ad impalcati deformabili, abbiamo una notevole variazione sia del comportamento modale sia della distribuzione delle masse nella struttura. Vista le distribuzioni di forze scelte, ovvero quella unimodale e quella uniforme, quindi anche di conseguenza le distribuzioni delle forze nell'analisi statica non lineare subiscono una brusca variazione. Queste diverse forme delle curve possono essere, il motivo quindi di queste diverse forme delle curve è da imputarsi principalmente a una diversa distribuzione delle azioni tra i vari elementi, che comporta in alcuni casi l'insorgere di meccanismi di collasso globale caratterizzati da minor spostamento ultimo, come nel caso B più X, B più Y ed E più Y. In altri casi invece si manifesta un maggiore spostamento ultimo a causa di
di un diverso meccanismo di collasso. Passiamo quindi ad analizzare il terzo modello di questo video, ovvero un modello nel quale, oltre ad avere gli impalcati deformabili, consideriamo un cattivo ammorzamento tra le pareti ortogonali poste al piano, all'ultimo piano, e quindi andremo ad inserire degli svincolamenti che ne simulano la possibilità di rotazione relativa.